Ragazzi, prima di iniziare vi pregherei di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, così da rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi video, anche da cellulare. Penso sia una delle frasi che sento più volte al giorno, oltre ai classici come stai, che fai o uno v uno run and gun, ma subito al quarto posto c'è mi fai un account mutato gratis? PS4 possibilmente, e sbrigati che ho il torneo competitive, eh? Mamma mia. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Ximen e benvenuti in questo nuovissimo video. Come avrete già capito, forse, oggi vorrei parlare di account moddati e di tutte quelle persone che hanno la mamma che fa il mestiere più antico del mondo e che vengono a chiedermi account moddati gratis. Seriamente? Siete fastidiosi? Siete equiparabili a quel tipo di compagno di classe che ha i soldi, non compra la merenda, ma puntualmente ve lo ritrovate a rompere i coglioni chiedendovi un morso della vostra? Siete così? Forse anche peggio. Ma prima di parlare di questo vorrei dire tre cose, e ascoltatemi bene perché una di queste sicuramente vi interesserà più delle altre. La prima cosa è che faccio ancora account moddati, dato che me lo chiedete spessissimo, però solo per PS3. La seconda cosa è che sarò al Games Week a Milano insieme a Lisa, che è la mia ragazza, il 30 settembre e 1 ottobre, quindi per chi fosse interessato a venirci a trovare, basta che seguiate qualche mia live per vedere dove siamo e spero che veniate in tanti. Probabilmente io sarò lì in fiera anche il 29 settembre, ma solamente la mattina e da solo. La terza cosa, ed è quella che dovrebbe interessarvi di più, è che alla fine di questo video ci sarà un contest per poter vincere un account moddato per PS3. Siccome non sono un clickbaiter, non ho messo nel titolo contest account moddato, anche perché non mi andava di far aprire questo video solo per il contest, anche se aver fatto molte più views, ma chi se ne frega. E già che ci state, lasciate un like a questo video ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora già fatto. Ma torniamo a noi, torniamo a parlare di quella fetta di pubblico che raschia le palle per gli account moddati gratis. Vorrei precisare una cosa, perché sembra che parecchie persone a distanza di mesi non abbiano ancora capito che non si può più moddare per PS4 e Xbox One, quindi è inutile che mi venite a chiedere un account per PS4 per giunta gratis. Ma attenzione, esiste una categoria di persone che odio ancora di più di chi me li chiede gratis. Tu, sì, proprio tu, che starai sicuramente guardando questo video e che fai già parte della categoria di chi li vuole gratis, che nonostante io ti spieghi per minuti e minuti che non si può moddare su Next Gen, lo vuoi comunque per PS3, per poi potertelo trasferire su Next Gen grazie ai tuoi riti magici con il Social Club e qualche altra cazzata letta su qualche forum spagnolo di GTA Online. Tu non meriti la connessione di internet, anzi meriteresti di vivere in una brutta e oscura grotta dell'Afghanistan senza cibo né acqua, o peggio, rinchiuso in una stanza e costretto a guardare i video di Xstar. No, stavo dicendo, prendete questo video come un tutorial su come non chiedere un account moddato a Xaven, soprattutto se gratis. Ma il punto è che persone del genere, metti caso che ci fosse proprio la remota possibilità che l'account me lo paghino, perché poi sono tirchi, quindi non te lo pagano. Dopo aver visto ovviamente che tutti i loro metodi per trasferire il personaggio falliscono miseramente, pretendono un rimborso. Dopo avermi fatto spiegare tempo, e voi direte, Maxamel, ma quanto tempo ti ha fatto perdere mai un tizio a caso per un account moddato? Dai, su. No, voi non lo sapete, perché la gente non compra subito di solito. Ci sono domande, domande, richieste, domande, e forse dopo qualche annetto luce, se tutto ciò li convince, te lo comprano. Poi devi sorbirti il rompicazzo di turno che dopo averti fatto perdere la vita rispondendo alle sue cazzate, informandolo sugli eventuali rischi e sulle cose da non fare con un account moddato, vogliono i fottuti soldi indietro. Quindi credici e da me non vedrai mai una lira se sei una persona così, quindi ciao. Poi vabbè, vogliamo parlare di quelli che te la buttano sul personale per un account? Tipo, oh Xaven, c'è mia mamma che sta morendo di Ebola in ospedale, posso avere un account gratis? No, sai perché? Non posso fare la ricarica, sì, come no? Tu, essere maledetto, come puoi solo pensare di farmi pena? Non perché io sia stronzo o senza cuore, ma cazzo, seriamente? Mettiamo caso che fosse vero, hai un problema così, tra virgolette, grande, da poter pensare di venirmelo a raccontare per ottenere qualcosa gratis? Davvero il tuo primo pensiero è ottenere un account gratis? Le ho sentite tutte, da parenti in ospedale, persino ai ladri in casa, ma niente che abbia un nesso con il doverglielo far gratis. Che poi spesso basterebbe essere
gentili e meno insistenti per almeno farmi riflettere su una richiesta del genere, invece che approfittarsene e spesso farlo con arroganza e insistenza. Perché sì, ne ho fatti di account gratis per persone che effettivamente lo meritassero. Ovviamente con quest'ora non voglio un'orda di persone super gentili nei commenti per scroccarmi gli account, eh? Comunque, spero di non avervi annoiati troppo parlando di questa cosa, però volevo parlarne dato che sempre più spesso mi chiedete sti account gratis e sempre più spesso mi chiedete se moddo ancora. E ora veniamo alla cosa che dovrebbe interessarvi di più, ovvero il contest. Stronzetti. E sono stufo dei classici contest del tipo partecipo nei commenti o robe del genere. Pertanto, questa volta dovrete guadagnarvelo un po' di più l'account senza affidarvi troppo alla fortuna, perché stavolta deciderò io il vincitore. I passi da seguire per partecipare sono semplicissimi: metti like a questo video, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche della campanellina vicino al tasto dell'iscrizione. Andate a seguirmi su Instagram, nome Yoxaven con la Y, lo scrivo comunque nella descrizione, e dovrete mandarmi in chat privata su Instagram ovviamente una foto a vostra scelta. Basta che ci sia un foglio con scritto hashtag XavenMoneyGrabber, il resto dovrete farlo voi. Sarete nella foto o no, non importa, cercate di fare la foto più originale possibile e sceglierò personalmente quella che più mi piace. Quindi cercate di fare il foglio con scritto hashtag XavenMoneyGrabber se vi vedete voi, o se non vi vedete a me non interessa, il resto dovrete farlo voi, quindi cercate di farla più originale possibile. Boh. Il contest terminerà il 27 settembre, quindi sbrigatevi. Ah, un'altra cosa, se al Games Week voleste portarci qualche fanart a me e a Lisa, fatelo, che a noi fa tantissimo piacere, e inseriremo tutte le fanart e le cose che ci porterete all'interno del video che faremo per il Games Week. E niente, lascia like, iscriviti ed XAven è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Got some